Rieccoci, nuova puntata. Ho finalmente la cavalcatura e non ho più un centesimo. Ho 18 gold. Ci stava manco riparazione. Ok, cerchiamo di fare qualche soldo. Questo è un giocatore con la sua scimmietta. Ok, in teoria dovrei tornare a parlare col tizio. Sperando che mi dia qualche soldo. Ah, posso usare finalmente la mia cavalcatura, che non mi ricordo come ho mappato. Quindi ora sono costretto a venire qui. Scoprire come cacchio ho mappato. C'è la gattina sola che piange. Come ho mappato la cavalcatura. Mount, no. Questo è il Lord of the Rings. Adesso Autorun, Jump, questo il giorno con i X character. Non ho mappato la cavalcatura. X. Sprint, no. Ok, volendo potrei averlo perfino mappato sul mouse. Tanto vale. Non ho idea. Ora. Sto cercando di capire con cosa ho mappato. Sempre X non è nulla. Il mio super profilo di ESO. Io direi che potremmo cambiare questa inutile X mappata. Ok, credo di aver impallinato il profilo di. Il gestore del mouse, che sarò costretto a riaprire. Ok, sì. Volevo dire se mai avevo mappato il mouse, ma non credo. Quick 1 sono le quick. Sprint, lanci, cambio, sneak. No, non l'ho mai fatto, quindi devo tornare per forza qui, inventario X, e c'è 3 U, credo sia la cavalcatura. Vediamo un po' se funziona. Torniamo in trasmissione. Ah, questo apre le mount, ma non è le mount. Quindi per cavalcare devo toccare. Ah, maledizione, settings. Ah no, ecco, vedi, qui c'è anche control. Vabbè. Cambieremo la. Sì, e basta. Ok, Report player, Siege, no. No, cerchiamo. Ultimate ability, Rembrandt. Toggle mount, H, maledizione. Bastava poco a sbagliarsi. Bastava poco che ci vuole. Ah, nel frattempo, non so se qualcuno ci segue, ma tanto vale. Mette sulla chat. Vediamo se funziona. Ok. Ci possiamo tornare in città. Ah, mi piace il mio cavallo. Poi gli cerchiamo un nome. Che sa meglio farsi prendere a calci in faccia.
sosta per sciarare. Cavallo ovviamente ho appena notato che mi permette di evitare alla grandissima le rotture di cazzo tipo i mobittini di merda. Che non è una bruttissima cosa, scendo da qui. Essere stato senza soldi, essere rimasto, non è stato rimasto senza soldi. Un po' mi mette in difficoltà per le riparazioni più che altro, con 300 gold di riparazioni da effettuare, ma ci possiamo lavorare. Se ride quando devo usare il controllo per questo. Scurried off to the east end of town when I tried to have words with him. Typical. He was heading towards the stables. Truth be told, I put him out of my mind until just this minute. I don't even know if I'd recognize him if I see him again. Ok, grazie. Non ho persuasione, quindi. Stables, che se non ricordo male sono fuori, dove ho preso il cavallo. Scusa, amici. Allora, andare dentro, quindi investigare Town Watch, ma da dentro. Allora, uno potrebbe essere qui davanti, non ho capito se è qui dentro. Lì dietro. Gli posso farlo da qua, no? Fighissimo. Questa investigazione è abbastanza fighissima, dai, su. Ok, scendiamo. Ah, cazzo!
riesco. Mi piace lo stesso giochino, ve lo proprio confesso. Ok. Salvi per miracolo. Posso mettere anche qualche punto prima o poi, eh? Rituale orbo il discorso. What is the meaning of this interruption? Why have you contacted? This is Abner Tharn. The master and I are very busy. This had better be important. Wait a minute. Yes, your report, you insipid twit. What? Did you contact me by accident? How dare you speak to me in such a way? You're not one of ours, are you? Calumny intrude. You speak to Abner Tharn, overlord of Nibene and Chancellor of the Elder Council. Correct me if I'm wrong, but didn't you contact me? Are you indeed? I didn't think that Redguard has been had a single friend left. Not in this world, at any rate. Let me give you some free advice. Forget about Sai Sahan. Even if I told you where he was, attempting a rescue would be suicidal. Of course I do, but do you really think I'd tell you and risk incurring Menemarco's wrath? Don't think not. Ah, the owner of this place returns, and he doesn't look pleased. Farewell. Get away from that. Leggiamo come ci sono stati, ragazzi, a tutte le biblioteche che riusciamo a trovare. Non ce ne sono più. Ok, ci possiamo andare allora. Gold per la mano però tantissimo, comunque ci ho messo 15 livelli per mettere insieme, ho fatto anche un po' di craft. Togli skill point dove iniziamo a metterli. Dopo questa missione la possiamo un po' mettere gli skill point, perché
Ok, qui mi sono rimasti 14 punti. Allora, io sto usando questa e questa sono, non le sto più usando, che sono quelle da combat. Sto usando Uppercut 4, che credo che sia Dragon XP Uppercut 4. No, del Dual Wield. No, il Two-Handed Uppercut 4. Dovrei guardarla questa qui, perché che potete andare all'illustration staff per curarmi. Non lo so, dovrei controllarle. Dovremmo farci un getto per i forum. 14 punti iniziano ad essere tanti per da utilizzare. Ah, ho sbagliato strada. Ok. Che cactus c'ho io? Questa è una dei soldi? Beh, 39, non ci riparo ancora un cazzo, però.
Dovremmo studiare un po' di theory crafting per la build, assolutamente. Ok, torniamo da lui. Torniamo dal vecchiaccio qui. Ha parlato il profeta. You've returned. What have you found? Abnathan shows his face again. I get the sense that he might have a larger part to play in the coming events. But for good or ill, I cannot say. Leave the orb with me. I shall be able to use it to locate sites ahead. Ma fortuna. Hold a moment. Come here. We need to talk. I heard you and the prophet talking about Abner Tharn. Didn't the prophet tell you the story of the five companions? I don't know where to start. There's so much to tell. You were chosen by Emperor Varan to join him on a quest to recover a lost artifact of the Amulet of Kings. The five included Varan, myself, a Red Guard named Sai Sahan, Abner Tharn. You only know him as the man who killed you and stole your soul. But back then, he was Emperor Varan's most trusted advisor. It was Menemarco who convinced Varan to search for the Amulet of Kings. Varan wasn't a true dragonborn emperor. He didn't share Alessia's bloodline. Menemarco said the amulet could change all that. He said he could use it to perform a ritual that would turn Varan into a true dragonborn. It took us more than 2 years. We finally recovered the amulet and returned to Cyrodiil to perform the ritual. Menemarco set us up. The ritual caused a violent explosion of magical energy. We lost Varan. Sai Sahan and I were declared outlaws. Menemarco convinced the Elder Council to recognize Admiral Varan's daughter Clivia as Empress Regent. But Menemarco was the true power behind the throne. Sai Sahan and I went into hiding. There was a bounty on our heads. Abner Tharn is Grand Chancellor of the Elder Council and Chief Advisor to his daughter, the Empress Regent. He is also Menemarco's totem. Tharn's first loyalty is to his family and the Empire. He is a ruthless bastard when it comes to the family. The Worm Cult obviously doesn't share those loyalties. Tharn would never trust them. He was too much of a coward to betray them. Maybe. But what could we offer him? He's already got more gold than the gods themselves. I know it's a lot to take in. We'll talk more later. In the meantime, I'll keep an eye on the prophet. Hopefully that orb will help him find out where Sai Sahan is being held. Once we know that, we can plan our next move. Ok, amuleto subito. Okay.
ho esplorato per bene qui, in realtà mi ha beccato tipo un colpo di sonno e usciamo. Ok, mi serve quindi un trasporto. Se cagna così mi uccido. Ma che cazzo faccio che mi così sonno in questo modo? Sogno che mi sta uccidendo. No, che figata. Beh, questo tempo è veramente figato. Lo so che non siete benissimo perché non abbiamo la fibra. Vi assicuro che merita, ecco, 100%. Ah, hanno già combattuto loro, che palle. Sono tipo gli enti di Public Event. Mi sarebbe piaciuto parteciparci.
Ok. Io mi giro sempre in zona, che una delle cose che mi piace far di più è proprio esplorare, quindi... Non riesco troppo a parlare anche perché... Ah, mi si... Basta un po' la lingua, è un po' sonno. Io, secondo me mi devo fare un pisolino. Secondo me ho giocato almeno mezz'ora, però... Facciamo un'oretta e mezza di gioco adesso e poi facciamo un'altra mezza. Un'oretta e mezza di gioco... questa in zona va.
masks. Did you get them? Certo, che sono usato. This should buy us enough time to act. A question. Before we strike back, we need to gather our swords. I wish I knew how many of the others survived. I think most of them were captured. I saw some of them dragged off toward that cave to the north. I'll report to Dio and let him know what's happening here. You go to the cave and see if you can find the others. Their bodies were searched very thoroughly. I'm afraid I'm not at liberty to say. All I can tell you is I swore to guard those chests with my life. To give you some idea of their importance.
me into a husk. Bled myself with my own blade. You're used to them now. That'll show them. What was I saying? I've seen what the plague does to a body. I won't let it take me. But if the wards were destroyed... Arcane wardstones that make the Morborn immune to the plague. A gift from someone called Vox. Sure would be a shame if the bandits came down with their own plague. How about you smash those wards that are protecting them? I heard them crying out in the darkness. The plague's taken them. They've turned the wards. Concentrate on the wards. There are three of them. Smash them all. Those wards keep the Morborn from getting infected by their plague. Smash them. And may the plague take them all. Down into the cave. The same place they dragged the others. May the three watch over their souls now. There we go. Questa e poi collassiamo altrove perché io sono praticamente distrutto. Ok. Okay. Good, you're still alive. Scout Marmion told us he sent you to this cave. Veron says he knows you from Narsis. He and his ally have offered their assistance. We have to proceed cautiously. I don't want any more of my soldiers getting infected. The Morborn have to be dealt with for good. To Nariu Virion. Tell her to have the archers shatter the crates from above. We'll see how the Morborn might be exposed to their own plague. Good idea. Exactly what we need. On your way then. That tunnel will take you to the top of the cliff. Tunnel di qua.
che lui l'ha fatta che venivo io passando giù. Once the archers start shooting, the Morgon will swarm this overlook. Let me know when you're ready. Archers, to your positions. Prepare to die. Ok, tutti indietro. The archers destroyed. The plague is spreading quicker than dragon's breath. Can't go that way. Hey, I'm not an alchemist. I can only tell you what Veron told me. That stuff is potent. It spreads like wildfire. As soon as it touches skin, people transform into husks. I warned that fool Deal not to go on ahead. If he's not a husk yet, he's probably a feast for one. Like lightning. He took some troops to the southern side of the gorge. He's looking for the Morborn leader, the alchemist. I don't know if he made it that far or not. Don't need to tell us twice. We'll stay on high ground until the plague dissipates. If you find Dio and he's turned, do what you have to. Understand?
Ecco, stiamo laggando tantissimo adesso, non riesco che in game soprattutto. Ok. Risk it. I'm sorry I misled you. But I can't let my children go hungry. Return them to the spoiled children of wealthy merchants. Why should I? They won't miss a few trinkets. You're right. That stuff doesn't belong to me. I'll make sure the families get their goods back. I'm sorry for making up that story. Thank you.
would consider it a blessing of the tribunal for now and leave it at that. The Moleborn who haven't fallen to the plague are in retreat. Just one final matter to attend to. We've got Medindral, the alchemist who created the Lodos Plague, cornered in these ruins. We need to capture him and find out how he did it. With you at our side, we can't fail. So you do. That's the spirit. We're right behind you. Remember, we have to find out how the plague was made. Then we can get to work on making a cure. Let's go. Sì, vabbè, ok. La farmacia. Piove. No, l'ufficio deve averlo qua sotto.
death of the alchemist Merdindril, our contract is fulfilled. I'm not sure we could have accomplished it without you. Grande me. On to our next assignment. We don't get a lot of downtime. We're always on the job, always watching. Are you heading to Mournhold now? Someone has to tell Ordinator Killal what happened here. You appear to be available for the job. I'm sure we'll run into each other again. Hopefully it won't be because your name's on a contract. Ti torno a casa, va? Poi sbrono via, ci vuole, andiamo. Io vado a prendere lo shrine di viaggio. Quasi in città. Ah, c'è tutto qua. Buono, vabbè. Questo sono il Guild, il Chemical, l'Ansed.
l'altro rifugio, quindi un'altra cosa, City Center. Ah, Rededication Shrine. La guida della città dei maghi. Oh no, non mi dico, non ci sta giusto. Ah no, ok. Aspetta, una curiosità. Until the pact set us free, we were the property of the Volek family. Now the last of the Voleks has come to Mornor. Help us get revenge for generations of slavery. Find Bettina Volek. Lure her to her family's townhouse. Bring her there, and we will have our revenge. The Volek daughter can be found at the nearby inn. Look for her there. Each of the Voleks has been dealt with, one way or another. Bettina is the last of her line. Taste the breeze and I had an egg on her. Eyes that glint. The Voleks worked her to death. Their own daughter must pay for that crime.
really can't talk. We tan, weave, stitch, you name it. People in search of me. Ok, adesso di una cosa, io altra roba, vediamo un po' cosa qua. Ok, se io volessi cambiare adesso ho livello. Perché non li posso usare?
right tool for the right job. Job. For the right job. Right tool for the right job. Io sono tornato con una telefonata, qui si, come dire, si fa un po' di lockpicking come le venne pure qua. Ok, qui si cerca di fare posto un po' sperando di riuscire a fare. Possiamo decostruire un altro po' di roba? Da vaffanculo, va. Allora, che altro dobbiamo fare qua? Devo fare 5 hacker, ok. Mi servono 5 altmer, adamantite, 5 adamantite.
1, 2, 3, 4 e 5. Fanculo, va. 5 davanti a te. 1, 2, 3. Oh, inventario pieno, inventario pieno. Siamo a 3 posti, in gola a lui. Vende consumabile, devo fare. Rimangono 3. Cazzo, consorzio, un trade post, dove cazzo può stare? Che cazzo devo ridare quindi sta questi merda? A questo. Allora. Quello si chiama pipipiripi. Vediamo un po' che succede, se mi dà abbastanza punti per livellare o se rimango appiccicato come un coglione a guardare questi fare robe. Andiamo a consegnare questa, questa.
No, dall'altra parte che qui è nata. Allora, vedete un attimo, Tamariel. Questo è 16. Quindi sono i primi due dungeon pubblici, sono livello 16. Oppure si adatta al mio livello, quello voglio capire. Io sono 15. Chiediamo. Ah, così la devo.
I understand the instrument is not sure if I got no one keeps that. Cazzo, ci manca pochissimo. No. Via per il culo. Thank you.
Andiamo a cercare un po' di cose per craftare. Particolari sostanze che volete portare la mia attenzione, io le aspetto. Io sono le 4 e sarebbe anche ora. Affanculo, questo e qui c'è. No, sono andata dall'altra parte di qua. Cerco di minare la roba. Ok. È un po' solito tempo di merda di questi posti.
Andiamo a fare. Oh, questo ci sono stato, credo. Boom, vabbè. Need. Qualsiasi cosa. No, mi serve un sotterraneo. Sai come potrebbe servire? Adesso esco di qui. Un mod che mi dice dove sono le risorse. Più o meno le zone di spawn sono sempre le stesse. Proprio necessità. E allora faccio una cosa, salutiamo tutti appena usciti qui, benissimo così. Allora ci salutiamo qui, che mi sembra cosa giusta. Alla prossima. Giusto per un minuto, vi aspetto ancora, ci troviamo, facciamo 2 ore precise, manca una manciata di secondi. Ragazzi, è stata dura, veramente. Oh, busti pussi, io lo svasco, guarda che cazzo di nomi di merda, per fortuna che non ci sono i nomi, guardate. È la cosa veramente migliore di questo gioco. Mitici 5 secondi, 4, 3, 2, 1, alla prossima, ciao!